Buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti in questa nuova puntata di Io sono al cammino, la puntata dedicata anche questa sera e questa sera ultimiamo la versione, diciamo, italiana di questo cammino che abbiamo fatto per tutta la Sicilia. È stato un cammino bellissimo, devo dire che io ne sono particolarmente felice perché è un cammino che mi ha consentito di conoscere tante persone, tanti sacerdoti, di approfondire con loro tanti bei suggerimenti che riguardano questa ricerca della pace, oggi sempre più che attuale. E la chiusura di una versione che riguarda il giro fatto nelle parrocchie. Proseguiremo con altri giri di cui vi parlerò la prossima settimana, non vi anticipo niente, però state sempre con noi il martedì e il mercoledì. Il martedì nella versione internazionale, adesso siamo nel Sud America, e il mercoledì nella nostra versione italiana, in particolare siciliana. Ma oggi vi voglio far ascoltare intanto il sacerdote che tanti di noi, di voi, che soprattutto ci seguite dalla provincia di Trapani conoscono, è padre Gaspare Gruppuso, Monsignor Gaspare Gruppuso, che è il sacerdote parroco della cattedrale di Trapani. Lui ci ha approfondito il concetto di pace e di Sacro Cuore di Gesù. Ascoltiamolo. Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la Scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia, dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a cui Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova il momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutti noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amato. Il come io vi ho amato è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no?
Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la Scrittura, c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinunzio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. Una cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima venne detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, chi si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.
È sempre bello ascoltare Monsignor Gruppuso e la pace che mette veramente la sua parola quando con assoluta certezza ci chiede di consacrarci al cuore di Gesù per trovare il modo, il veicolo primario per cambiare la nostra vita, per cercare questa verità di cuore di cui ci ha parlato. Io voglio leggervi una lettera che ha scritto il professor Vito Samannà sulla pace e la cultura dei potenti, che mi sembra molto anche attuale, anche se è stata scritta qualche tempo fa. La pace e la cultura della pace sembrano due soggetti complementari di un unico periodo, invece sono così distanti da non incontrarsi quasi mai, e non parlo della rassegnazione, insensato supporlo, e invece la amara constatazione che non dipende da ciascuno di noi cercarlo, costruirla, almeno fino ad oggi. La storia ci ha allontanati da questa responsabilità, l'abbiamo delegata ai potenti della terra, questi nel loro darsi da fare per il bene dell'umanità congegnano però nel frattempo armi atomiche, armi di distruzione di massa, usano tecnologie più sofisticate, impegnando la cultura e la scienza in difesa della nostra incolumità, minacciata da un nemico visibile o invisibile, identificato sempre comunque. L'importante è che ce l'abbiamo sempre questo nemico, perché è in grado di colpire improvvisamente. I potenti costruiscono solamente la vittoria, si giustifica così la guerra preventiva da un lato, il terrorismo dall'altro, due poli però che si alimentano reciprocamente. I confini dell'Occidente sono i regni del male, mentre il nostro mondo è testimone del sacro e del giusto. L'altro deve incupire i nostri sogni costantemente, la cultura dei potenti è diventata la nostra. È una considerazione assolutamente attuale che possiamo farla nostra perché è quello che viviamo, la cultura dei potenti, che è la cultura che i potenti sono nel giusto, no? Loro fanno quello che è giusto, proteggerci, vedete, devono pensare al sacro, al giusto, i regni del male appartengono all'altra parte, a quella cattiva, a quella non buona. Come si può educare ai valori etici, sociali, civili, politici, di pace? Come si può crescere senza pensare più alla violenza, senza sceglierla la violenza, cercando di educare i nostri figli a trovare una formula diversa dall'aggressione? Esiste. Bisogna contare fino a 10, diceva qualcuno. Quando sei in crisi e vorresti aggredire a qualcuno, conta fino a 10, fermati e forse riuscirai a contenere un'aggressione fisica, verbale. E l'aggressione psicologica non è pure altrettanto importante. Beh, io vi voglio anticipare che questo è un tema che Maria Vision affronterà e l'affronterà proprio con i ragazzi. Per cui adesso la carovana della pace si trasferirà nelle scuole. Perché chiederemo ai ragazzi, vogliamo sentire da loro, vogliamo dare anche noi delle sollecitazioni, anche lì, su come scegliere la non violenza, su come scegliere un modo diverso dall'aggressione, che è quella più istintiva e quella più animalesca. La prossima settimana approfondiremo questi aspetti con le scuole e soprattutto con i ragazzi. Adesso vi voglio far ascoltare invece, andiamo sempre in Italia, da due, un sacerdote e uno studioso, Filippo Batacchione e Don Maurizio Saba, che abbiamo intervistato in Umbria. Thank you.
Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle. Un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente, come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita. Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia, come ogni giorno, e come ormai succede da quasi un anno, qui al passaggio di Bettona, ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie, e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace, e anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù, che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità, e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento. Ecco, sì, ne abbiamo tanto bisogno. Vi voglio leggere la poesia di un ragazzo che ci ha scritto: sarebbe bello se esistesse il paese della pace, con gli uomini uguali, senza guerre e senza rivali, un paese senza frontiere, con simboli di pace sulle bandiere, uomini liberi di dire e di fare, per potersi finalmente amare. E io vi lascio con questa poesia, carissimi fratelli, ma con Don Fabio Pizzitola, che ho intervistato in merito proprio a questo bisogno di pace, a questa esigenza di pace, e anche lui ci ha dato dei suggerimenti di come viverla. Lo vogliamo ascoltare insieme. Vi do appuntamento alla prossima settimana per stavolta entrare nel cuore delle scuole. Grazie per essere stati con me e buona serata. Grazie.
abbiamo bisogno di celebrare in Europa, nel mondo, per noi il fatto che la presidente, la questione della crisi di guerra, la transizione, la parte politica, la voce di guerra, ma non dimentichiamo tutte le guerre dello sport, quelle di cui poco si dice. Bene, da parte nostra, in questo momento, che noi intendiamo nella preghiera, che la pace di giustizia a partire di cuore, non c'è più noi studiamo la preghiera di dove la vita e come ci andare e ci riconciliamo per noi, per i fratelli e per il mondo stesso. Ma avrebbe scoperto di fare con noi allora se la ricerca della pace va collegata forse nella ricerca del bene universale del bene comune anche in questo momento della comunità integrale parliamo di pace per il mondo ma la donna di pace nella vita anche la distruzione è un argomento che ancora in questo itinerario di questo cammino che abbiamo fatto non è stato toccato perché la pace è forte anche per l'ordine dell'universo, l'ordine dell'universo è il rispetto del creato. Certo, per noi è la casa per magari un giorno, per noi la situazione per la sua vita di diversi, la ragione attendente, il mondo che ci diamo in questo momento. Ci ha parlato Buona vista.